Buongiorno amici, buongiorno amiche, scusate, si sente un pochino di vento, cerco di mettermi un po' più riparata. Comunque, questa mattina vi porto con me al mercato così andiamo a vedere un pochettino insieme tutto quello che c'è, se ci sono delle buone offerte, se ci sono delle cose da comprare, insomma, restate con me. Allora, devo passare prima in edicola perché mi servono delle riviste che mi piace acquistare così per tenermi compagnia, per essere sempre un po' aggiornata su tutto, perché sì, è molto bello il web, prendere tutte le informazioni dal web, ma è altrettanto bello informarsi attraverso dei giornali. Ho preso il mio giornale preferito, Vanity Fair, bello, non vedo l'ora di sfogliarmelo in relax, magari mentre mi prendo un caffè, vediamo se stamattina riesco. Allora, in realtà il giro al mercato è stato un giro molto molto veloce. Oddio, c'ho il fascio di luce, sembro Dragon Ball. Allora, c'è questo fascio di luce. Dovrei camminare all'incontrario, non mi pare molto il caso. Aspettate, mi organizzo meglio. Allora, ho fatto questo giretto al mercato, però in realtà non sono rimasta molto soddisfatta perché non c'erano tantissime bancarelle. Mi aspettavo di trovare qualcosina in più. Diciamo ragazzi che non è andata proprio benissimo, però intanto vi ho portato con me. Adesso arrivo un attimo a Conad perché devo comprare delle cosine e venite con me. Mi piace tantissimo venire a fare la spesa al Conad perché comunque trovo sempre dei prodotti freschissimi, sia per la carne che per gli affettati, salumi, formaggi. C'è un'ampia scelta di veramente tanti prodotti e questo è un valore assolutamente aggiunto. Bellissimo anche il reparto di salute e benessere dove si trovano sempre tantissime cose, per esempio questo olio di cocco. Poi questi che sono? Ah, tipo i fiorentini con cioccolato. Tutte queste bevande marchiate Conad. Ho assaggiato quella al riso e cocco ed è buonissima. Nulla a che invidiare alla Alpro che comunque ha un prezzo più alto, ovviamente. Passiamo dalle cose salutari alle cose un po' più porcose. Chissà se sono buoni, a me piace tantissimo la crema di pistacchio, però quelli non li ho mai assaggiati. Credo che, non lo so, di solito quando si trovano queste merende con queste creme non sono sempre buone, però Bauli di solito è una garanzia. Siccome sono un amante di dolci, quando mi trovo nei reparti dove si vendono i prodotti per fare dolci, rimango sempre incantata. Ok, spesa fatta. Allora, stavo dando un'occhiata, a parte i croissant, quelli lì alla Nutella, che vabbè, peccato di gola indicibile. Li avete mai provati? Io no. Sto cercando di resistere alla tentazione. Però chi li ha provati ha detto sì, sono buoni, ma alla fine è come un cornetto normale e dentro ci schiaffi un po' di Nutella, quindi. Comunque, allora, anche la linea Essenze, ho visto che ci sono veramente tanti prodotti di questa linea. In realtà ho provato poche cose di questo marchio delle salviette struccanti, avevo provato in passato un burro cacao, uno shampoo,
E comunque sono dei prodotti validi con i quali mi trovo abbastanza bene. Di quella linea mi piacciono soprattutto le profumazioni perché sono molto delicate, non sono invadenti, quindi diciamo che è una buona cosa, soprattutto per dei prodotti che vengono utilizzati sul corpo quando non ci sono dei profumi, come dire, eccessivamente forti, va bene perché insomma possono sempre andare a creare dei fastidi, delle irritazioni, no? Comunque, procediamo con il giro. Appena uscita dalla folla del mercato, cioè veramente ci sono tantissime persone e volevo prendere un caffè, sono passata davanti a diversi bar. Ma erano stracolmi, ragazzi, cioè in pratica per prendere un caffè, non lo so, boh, poi volevo anche un po' di tranquillità, certamente ho scelto il giorno sbagliato, quindi sto pensando quasi quasi che prenderò un caffè al Mac e non lo so, cercherò uno spazio dove poterlo consumare, magari sfogliando la mia rivista perché sono curiosa di vedere un po' le novità e mi pare che dentro ci sia anche qualche campioncino, quindi vediamo un pochino. Ok, eccomi qua. Allora, ho deciso di rimanere qui perché a parte che mi sembra un posto abbastanza tranquillo, non frequentatissimo oggi, quindi mi sembra abbastanza rilassante, ho preso il mio bel ginseng che voglio assaggiare. È buono, ragazzi. A volte sono un po' sottovalutati questi McDonald's per caffè, ginseng. In realtà devo dire, il ginseng è molto buono. E quindi niente, alla fine ho deciso di mettermi qui bella tranquilla, un po' al fresco. Mi sono spogliata perché fa caldo. Non so quanti gradi ci siano, ma comunque fa caldo. Stavo dando un'occhiata alla rivista che ho acquistato. Spero che questo vento non dia molto fastidio al microfono. E ho visto che c'è un inserto di Hypnotic Poison che adesso voglio andare a staccare, oppla, senza distruggere nulla. Mi sono pure informata lì dall'edicolante perché appunto ho chiesto se ci fossero dei giornali con degli inserti beauty. Ma mi ha detto che per questa volta sono stata sfortunata perché questo venerdì non sono previsti non sono previste riviste con inserti beauty, anche grazie a che di solito pubblica e porta delle cosine beauty. In realtà Grazia non è proprio uscito questa settimana, peccato. Vabbè, comunque mi sono adeguata e ho preso comunque Vanity Fair che mi piace moltissimo. Vediamo un po' come funziona sto campioncino che boh. Ah, allora si solleva questa linguetta. Come si solleva questa linguetta, ragazzi? Cioè, no, si abbassa. No, si deve sollevare. Oddio, perché faccio queste cose e poi voglio fare questo. Ah, fantastico. E adesso c'è, cioè, si spruzza. Cioè, ma wow! Però esce poca roba. Però che figo, cioè hanno trovato veramente una soluzione più congrua per far provare questi campioncini, per testarli. Mi voglio improfumare tutta. Il Hypnotic Poison è buonissimo. È un profumo che in realtà non ho mai acquistato, però ha questo odore molto classico, comunque anche importante, ecco, sempre prediletto profumi un po' più vanigliati, però anche questo comunque è molto buono, cioè è un profumo affascinante. No, vabbè, guardate che belli. Io adoro questi fiori che escono su queste piante. Non so se sono fiori di ciliegio o se si tratta di altre tipologie, perché io diciamo non ho molto pollice verde, adoro vedere il verde, le piante, le cose, però non sono informatissima, ma quello credo che sia un ciliegio, penso proprio di sì. È bello che adesso iniziano queste giornate primaverili e quindi si inizia a star proprio bene al sole, insomma iniziano a spuntare le margheritine nei prati, tutte queste cose molto romantiche che non lo so, danno questa gioia, ti fanno respirare proprio un'aria diversa.
Bene, amici e amiche, io sono quasi arrivata, a casa, il video quindi si conclude qui. Oggi sarà una giornata abbastanza piena, abbiamo tanti appuntamenti nel pomeriggio, sia lavorativi ma anche, diciamo, familiari da dover risolvere. Adesso vado subito a cucinare, sistemo la piccola spesa che ho fatto e poi andiamo a prendere le bimbe a scuola, insomma, solita routine. Spero che questo video vi sia piaciuto, ovviamente fatemelo sapere, attraverso un like o attraverso un commento. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo presto al prossimo video.